Allora, questa sera, diciamo, è una. Questa sera è una serata, diciamo, che ho voluto, diciamo, dedicare a Altair. Altair, praticamente, è, diciamo, il fondatore della Università della Bellezza. Lui, diciamo, in un'intervista dice: una civiltà senza arte e cultura vive nell'ombra e nell'ignoranza. Le idee dell'uomo, l'ecosistema del pianeta, l'essenza profonda delle cose sono tra loro collegate. Solo una visione d'insieme potrà salvare il mondo. E forse questo, in sintesi, quello che ha fatto scattare la scintilla in Patrizio Spinella, conosciuto con lo pseudonimo di Altair, medico chirurgo e musicologo, un artista che crea opere d'arte con l'intenzione di sensibilizzare gli animi al valore della bellezza, non solo artistica, ma legata ai massimi valori dell'etica e della giustizia. È infatti il fondatore dell'Università della Bellezza, creatore di Aurea e Auralis, terapia frequenziale aurica, musicoterapia e tanto altro. Abbiamo avuto modo di conoscerlo e ci teniamo di far conoscere a tutti voi questa sua idea del mondo, di un mondo che deve sempre di più, anche a mio avviso, puntare sulla bellezza, in ogni piccolo gesto, in ogni nostra azione, in ogni nostro nuovo progetto. Su Rexando e nel Salotto Letterario renderemo disponibili i materiali di Altair che possono essere consultati ed essere di spunto per arricchire il nostro modo di porci nella vita. Ma ora voglio lasciare la parola ad Altair, che così gli vorrei domandare perché si deve puntare sulla bellezza, che cosa ci guadagniamo? Ci guadagniamo tutto. Altair è un musicista. È un medico chirurgo, è un musicista. Sì, lo so. No, ma è anche musicista, perché abbiamo sentito... Non è solo la musica, io faccio tutte le arti, scultura, pittura, poesia, qualsiasi cosa, ma perché questo? Perché ritengo che ogni essere umano è una cornucopia di poesia e di bellezza, non è che io sia... Io non sono diverso dalle altre persone, ho iniziato tardi a suonare... magari a dipingere un po' presto, quando ero già piccolino, ma a suonare tardissimo, ho iniziato a 17 anni, e tutti scoraggiavano questa cosa dicendo ma ormai è tardi per te suonare. Non è vero, invece, perché anche il più grande danzatore del mondo, Kazuono, di danza buto giapponese, ha iniziato a 70 anni, e vi racconto questo perché fa parte del fatto che la bellezza salverà il mondo, perché in fondo io non sono importante, questo si dovrebbe capire bene, ci tengo molto, perché quello che porto è il messaggio della bellezza. Dovete considerarmi quindi come un postino che vi porta un pacco. Ora, il pacco è da aprire però, invece di fissarsi sul postino, quindi io non c'entro niente, ma la bellezza che salva il mondo, la bellezza, la cultura del futuro che ci attende, è importante, perché la bellezza salverà veramente il mondo da questo caos. C'è una frase di Nikola Roerich, che è un grande pittore russo, a cui persino Gorbaciov ha detto che era addirittura onorato di stringere la mano al nipote, quindi non a Nikola Roerich, perché ormai non c'è più, addirittura il nipote. Nikola Roerich ha fatto dei quadri meravigliosi in Russia e ha detto una cosa. Tra l'altro dovete sapere che il patto di Roerich, quindi lui, ha fondato qualcosa di unico. Cioè, se sapete che ci sono tutti i siti nell'umanità, patrimonio dell'umanità, cioè questo non si può toccare, beh, l'ha fondato Nikola Roerich. Nikola Roerich ha detto questa frase molto potente, che dice: solo la bellezza saprà resistere e traghettarci, diciamo, dalla riva del caos a quella della luce. Solo la bellezza, diciamo, è questo ponte per il futuro, e riuscirà veramente a traghettarci dal caos. Però non c'è altro che resista adesso. Io mi sono uniformato quindi non solo al patto di Roerich per preservare i beni dell'umanità, ma mi sono uniformato ai saggi, mi sono uniformato ai premi Nobel, che dicono effettivamente tutti insieme che ci dobbiamo rivolgere alla bellezza come soluzione pratica a livello politico, religioso, sociale, scientifico, perché se una cosa è bella per me ed è bella per il prossimo ed è bella per l'ambiente, questa deve essere ancora bella per il futuro, allora riusciremo veramente a uscire fuori, scusate, da questo caos. Quindi
La bellezza è proprio una forma di cultura che dobbiamo coltivare. A ognuno di noi è dato di svelare il mistero della bellezza, perché non è che la bellezza salverà il mondo. È giusto dire così, ma è più corretto dire che la comprensione del bello lo trarrà in salvo. Questo l'ho letto su un grande libro di saggezza. Infatti c'era un discepolo che chiedeva a questo maestro, gli chiedeva: maestro, la bellezza salverà il mondo? E questo grande maestro ha risposto: non è la bellezza, è la comprensione del bello. E la bellezza è sempre, perché ce l'abbiamo dentro, quindi vuol dire che ognuno di noi ha questa possibilità in questo momento così storico, così delicato, direi così caotico. Parlo anche come medico, no? Perché c'è stata un'emergenza e si è pensato di poterla gestire, invece abbiamo visto tutti che è stato difficilissimo. Qualcosa di bello c'è stato, certo, sempre grazie agli eroi, grazie a colleghi o altre cose che sono dati da fare per fare qualcosa. E qualcuno sicuramente aveva delle direttive che abbiamo visto tutti che erano sbagliate all'inizio, poi si sono magari aggiustate, però questo è un momento veramente delicato. Secondo me noi dobbiamo prendere in mano, stavolta dobbiamo prendere in mano la nostra vita e vedere che cosa è reale, cosa non lo è, che cos'è utile. Ma capite bene che la bellezza è la cosa più utile, la scelta. Se io scelgo una cosa bella, non può che far del bene a me e agli altri. Faccio un esempio stupido: io ho due lavori da scegliere. Uno guadagno tanti soldi, però non mi piace. Uno guadagno pochi soldi, ma sono felice e faccio del bene a me e agli altri. Anche se io facessi questa scelta di guadagnare tanti soldi, poi dopo, come medico io parlo ovviamente, vedo che questa persona è infelice e ha delle problematiche che si sviluppano nel tempo, non subito, ma negli anni. E poi comunque non è completa, perché io mi ricordo che, adesso non posso fare mai nomi ovviamente, o segreto personale, ma un grande miliardario di una grande ditta, di una grande casa, è venuto da me disperato, perché dice: sì, io sono riuscito in questo, ma valori interiori zero. Noi non possiamo vivere senza valori interiori, non possiamo vivere senza poesia, perché vedete, esiste l'essere umano. Allora, la parola frigorifero corrisponde al frigorifero, ma la parola essere umano corrispondono anche delle realtà. Noi non siamo solo umani. Quando si dice la frase errare umano, però non si completano mai queste frasi. Nella verità, quella reale, si dice errare umano fin quando io non continuo a esercitarmi. Pensate a un'orchestra, avrete sicuramente visto alla televisione o di persona, quando c'è un'orchestra sinfonica. Sapete quanti anni studiano? Più di 10 anni. Vanno lì, ci sono migliaia e migliaia di note, non uno sbaglia una nota. Allora, errare umano? No, non è umano errare. Errare è che se non mi esercito, ma se io mi esercito, io non sbaglio più neanche una nota. Posso magari non farlo perfetto, d'accordo, l'esecuzione, non ho l'interpretazione magari più felice in una serata piuttosto che in un'altra. Ma vedete, quindi noi ce l'abbiamo la maestria, e allora adesso la dobbiamo tirare fuori, perché non è più tempo di vagare. La poesia non è solo ornamento, è la struttura stessa della natura, perché la natura costruisce con la proporzione divina, cioè con la sezione aurea. Tutto è costruito. Questo sta a questo, come questo sta a questo, cioè questo segmento di questo dito, di questa ultima falange, le ultime due. Se io prendo queste ultime due falange e le misuro, e misuro questo pezzo più lungo rispetto a questo più corto, vedrò che l'intero segmento sta a questo, come questo sta rimanendo. Sezione aurea. E tutto proporzione viene. Infatti gli antichi costruivano i templi. Ed è per questo che dopo tanti anni che ho cercato, finalmente una mattina sono svegliato e ho questa idea chiara, questa immagine, come vogliamo chiamarla, e ho costruito questa piastra aurea per far ritornare, questa crea un campo aurico, secondo anche la visione della fisica quantistica di oggi, e dà la possibilità di ritornare una certa armonia. Ma non sto parlando di questo perché ho creato la piastra, sto parlando della bellezza. Perché è bello quando noi guardiamo la natura? Ma perché è fatta con questa proporzione divina, cioè c'è questa intenzione di armonia. E questo, ciao, salute, ciao. E questo è bellissimo perché è la poesia che salva il mondo. Siccome qua siamo in una, diciamo così, stazione letteraria, mi piace chiamarla così, stazione quantica letteraria,
Ma è poesia pura, è poesia pura. Infatti, se noi potessimo vedere dall'alto anche la nostra persona, quando anche solo cammina, ma c'è della poesia in ogni essere umano, perché ognuno ha una camminata diversa, ognuno ha un sorriso diverso. È estremamente difficile non vedere questa cosa. Diventa al contrario, non è facile, è difficile non vedere questa cosa. E questa cosa ci porterà a delle scelte concrete molto importanti. Quindi non è una rovina, ah è bello, la bellezza di cui sto parlando io non è solo l'aspetto mentale o psicologico, sto parlando di un vero stato di coscienza, di risveglio, che ci permette di vedere che cosa succede. Ti faccio una domanda, ma perché i fiori guardano il sole? Beh, secondo la risposta della bellezza, lo guardano perché ne sono innamorati. Anche noi facciamo queste cose, noi ci innamoriamo di una persona, a volte ci innamoriamo anche del colore di una macchina, anche ci innamoriamo di un tramonto, non importa di che cosa ci innamoriamo, ma che cos'è che ci spinge? La bellezza, vediamo, ah, quello che bello, lo voglio. Siamo spinti da questo e andiamo verso questo. Ma la cultura, quella che del futuro, come dicono tutti i saggi, gli intellettuali, quelli secondo me sani, la cultura sarà veramente della bellezza, però ognuno di noi la porterà, diciamo, in esteriore. Quindi educere, no? Educare a che cosa? Ma è per portare fuori questa cosa, è importantissimo. Allora, ecco che con questa bellezza e con tanti collaboratori, miei amici, anime belle, io lo chiamo il coro, no? Questo coro cosa fa? Cerca di dare dei piccoli stimoli di bellezza. A volte sono dei video, per esempio adesso sta uscendo una rubrica nuova su la libreria esoterica Cavour di Perugia, dove c'è uno spazio che si chiama, l'ho chiamato Haiku Video, Haiku è un'altra forma di poesia giapponese, e lì potete vedere degli spezzoni di un minuto o anche 30 secondi, che però sono una carezza per l'anima, perché lo scopo di tutto quello che io cerco di fare in questa vita è dare dei piccoli segni per dire, ah, vedo questa, sento questa musica, ma che bello, sento questa musica, no? E questa musica mi risveglia, adesso sentirete male perché... Adesso sentirete male, ma se voi andate su YouTube c'è proprio il canale Altair Università della Bellezza, ci sono quattro, ne ho fatti più di 100 di ricerche, ma quattro lavori ci sono. C'è il miracolo della bellezza, c'è Primus, c'è Ali di farfalle, ci sono delle musiche delicate che devono toccare, quello è il mio scopo sempre nella mia ricerca di più di 40 anni, è toccare l'anima, le corde dell'anima, toccare e risvegliare la poesia. Quindi andate lì e guardate il video sul Haiku Video sulla libreria esoterica Cavour di Perugia su internet, c'è questi, da adesso ce n'è solo uno, ma poi ogni settimana ne sarà pubblicato qualcuno. Uno dei, diciamo, dei progetti, diciamo, che lo sto più a cuore in questo momento nell'Università della Bellezza, appunto come dicevamo che è stata fondata, è produrre una serie di chiavette USB da mettere quindi poi sul computer con centinaia di materiali di questo tipo, cioè piccole cose, che però piccole pillole, come le vogliamo chiamare, per risvegliare proprio la bellezza. E sono potenti, perché qualcuno, per esempio, lo potrete ascoltare appunto sulle musiche, oppure potrete vederlo sulla libreria, ma, e spero anche su Rexando di poter contribuire alla poesia e alla bellezza, se mi sarà permesso, perché questo risveglia l'anima, lo chiamate l'arcobaleno nel cuore, noi dobbiamo proprio risvegliarla questa cosa. Vi assicuro che quando uno risveglia un po' la presenza, cioè la presenza della bellezza dentro di sé, la vita cambia, perché comincia a vedere cose che prima non vedeva, e quindi, come si dice, come si diceva in antico, e oggi lo stiamo riscoprendo con la fisica quantistica, l'osservatore la crea la realtà. Quindi non è la stessa cosa vedere una cosa o non vederla. Noi la creiamo la realtà. Infatti si dice che siamo gli sceneggiatori della nostra vita. Se noi abbiamo un conflitto, prima o poi questo conflitto si manifesta e noi così lo possiamo vedere e lo possiamo trascendere. Beh, sapete una cosa? Con la bellezza voi potete azzerare tutto quello che è brutto e salire al massimo livello. Sapete cosa dicono i saggi sulla bellezza? Che quando un uomo, una donna, quindi un essere umano,
prova bellezza, quella parte di sé viene portata nel punto più alto e non scende più giù. Quindi vuol dire che la bellezza è una cultura che non solo fa qualcosa dentro di sé, ma rimane definitiva questa conquista, nel punto più alto possibile. Questo ovviamente a me piace, vi devo dire subito, magari qualcuno di voi non sarà contento, ma avendo studiato tantissimo, facendo tanta ricerca, per carità è tutto bellissimo, io onoro e ammiro molti miei colleghi medici o altri scienziati che hanno fatto delle cose bellissime, ma quando vado nei libri dei saggi trovo delle cose che sono incredibili, incredibili. Cioè lì spiegano delle cose che nessuno di noi riesce a raggiungere, sono tetti molto elevati, sono, è come andare sugli 8.000, da lì in poi si vola. Non è uguale leggere una cosa di un essere evoluto o di un essere non evoluto. E noi possiamo distinguerci così. Noi siamo qua su questo pianeta in un giardino di stelle. Ho fatto una mostra con 100 carte di china, enormi, grosse, e il titolo della mostra era In un giardino di stelle. Noi non abitiamo in un porcile, noi siamo degli esseri meravigliosi e abitiamo in un sistema solare, in una galassia tra le galassie. C'è una cosa che mi ha molto colpito e fa parte proprio della bellezza della poesia. Hanno puntato il telescopio, sì, questo si può vedere su internet, in una zona del cielo completamente nera, un punto che è nero, che non si vede niente. Hanno lasciato un telescopio fermo così per non so, mi ricordo quanto, non so se 15 giorni, un mese. Poi hanno fatto la foto, l'hanno ingrandita, era piena non di stelle, quel buco piccolino nel cielo che era nero era pieno di galassie. Cioè noi abitiamo in qualcosa di solenne, di immenso. Ma come dice Dante, visto che vogliamo tanto parlare di poesia, fate non foste per vivere come bruti. Cioè non siamo fatti per vivere in una tribolazione, in una telenovela che non finisce mai. Perché noi abbiamo questi occhi e vediamo che qualcosa succede nel mondo, ma non riusciamo a leggere senza la bellezza, senza la poesia, non si vede niente. Si vede una cosa automatica, che è la mia telenovela, la tua, la sua, il che io non ho niente ovviamente contro le telenovela, ma non siamo fatti solo per vivere meccanicamente come degli automi. Abbiamo il pensiero, dobbiamo usarlo. La cosa più bella che può fare un uomo e elevare il suo pensiero, pensieri nobili. Ma chi può toccare un essere che ha pensieri nobili? Ve lo dico già, nessuno. Nessuno può costringerlo a fare qualcosa che lui non voglia. E ovviamente qui viviamo un po' tutti nella paura, ma la paura è la cattiva consigliera dell'universo. Cioè se voi volete che una cosa non vada male, malissimo, chiedete alla paura e siete a posto. Peggio di quello non c'è. A cosa serve la paura? Non serve a niente. Serve invece responsabilità, ma quella che viene dalla poesia, perché sennò di nuovo entriamo in un circolo mentale, intellettuale, dove ce la raccontiamo, dove su Facebook si scrivono le belle frasi. Le belle frasi adesso sono da vivere. Per esempio si legge tutto uno, siamo, no, nell'umanità siamo tutti una cosa sola. Ma questa cosa qui è bella e sicuramente anche vera. Siamo parte di un organismo unico, anche gli scienziati hanno detto che la Terra si chiama Gaia, è vivente, viva, pulsa. Bene, ma allora voglio avvicinarmi finalmente a un filo d'erba e guardare la sua architettura e capire che sono nell'universo, che vivo in un giardino di stelle. Non sono un essere qualunque, non sono, qui si fanno diventare dei numeri adesso, dei numeri, con la cartina, col chip qua, che va bene, possono mettere anche 10 chip, ma se la poesia, la bellezza nel cuore, nessuno ti può toccare. Perché tu vedi e finalmente invece di sopravvivere, vivi. Oh, che bello vivere. È bellissimo alzarsi, come diceva tu prima Fabrizio, alzarsi la mattina e dire, ma cavolo, ma sono vivo. Da adesso in poi posso solo conquistare tutto quello che voglio col pensiero. Col pensiero si può volare, si può viaggiare, si possono trovare infinite soluzioni. È meraviglioso, si possono trovare amici, da poco ho trovato un'amica cara, Isabella, che è anche amica di Fabrizio, persone meravigliose come Fabrizio, che io non conoscevo. Adesso vedo voi un po' in questi video e vi vedo sorridenti, sono felice di questo, sono felice che siete qua. Ricordatevi, non fissatevi sul postino che sono io, ma approfondite questo tema della bellezza. Senza la poesia non si vive, si sopravvive. Senza avere la poesia negli occhi, voi vedete uno che urla,
ma se non avete la poesia non vedete niente. Perché quell'uomo urla? Che disagio ha? Vi sta chiedendo aiuto, non vi sta insultando. Dice, ma mi sono offeso. Sì, tesoro, ti sei offeso, ma hai visto cosa sta succedendo? Allora vi racconto una cosa. Un giorno c'era questo discepolo e questo maestro che camminavano, e questo discepolo era tutto impegnato alla sua ricerca interiore, a questa, chiamiamola illuminazione, tutta questa roba qua, e dice al maestro, ma maestro, ma quante incarnazioni ci vogliono ancora perché io evolva? Gli fa il maestro, tantissimo. Mentre camminano in questo bosco, vicino a un albero c'era fiorito, c'era un essere che danzava. Un essere che danzava. E com'è che è lui allora che si diverte? Ah, lui fa, è alla ultima incarnazione. Ormai ha realizzato. Ma com'è possibile? Vai a chiedere a questo discepolo che danza sotto l'albero, pieno di gioia. Allora è andato e gli ha detto, ma il maestro mi ha detto che tu sei all'ultima incarnazione, che sei realizzato. L'altro si è voltato e ha detto, ma come, già l'ultima? Quindi cosa vuol dire? Come già l'ultima? Vuol dire, non è il focus che devo fare questo, devo evolvere, devo fare quest'altro, devo fare persino la bellezza, la poesia, mettila da parte, lasciala perdere. Ma cerca di danzare nella vita, respira, se non sei sempre in apnea. E vorrei concludere, poi non so se avete qualche domanda, ma quando questo gruppo di discepoli nella giornata caldissima cammina insieme a questo maestro di saggezza, vedono da lontano una carogna morta. Questa carogna morta emanava un odore nauseabondo, ma poi c'erano tutti i visceri, i vermi. Allora cominciavano i discepoli a dire, ma che vista orribile, ma che odore insopportabile. Il maestro, senza fare nessuna mossa strana, senza battere ciglio, si dice un po' così, si avvicina, guarda questa carogna e dice, rivolto ai discepoli, ma neanche le perle in fondo al mare sono così belle e lucenti come questi denti. Cioè, di tutta questa scena, aveva visto il cadavere con i vermi? Sì. Aveva sentito l'odore? Sì. Ma quando si è avvicinato, che cosa ha scelto? Ha scelto i denti lucenti e bianchi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella vita c'è di tutto, c'è questa putrefazione, c'è questo cambio nella vita, ma c'è qualcosa che rimane. Quello che rimane è indistruttibile, sono i denti. E infatti non si possono sciogliere neanche nell'acido i denti quando fanno sparire i cadaveri, no? I mafiosi, per esempio, no? Questi denti rappresentano la vita che passa di età ad età, in epoca, è lì che c'è la bellezza e noi ci dobbiamo educare a vederla. Allora sembrerà che non succede niente, ma nelle scelte di tutti i giorni cambia tutto. È assolutamente, non è solo bello per noi, ripeto, è bello per il prossimo, per l'ambiente, ma soprattutto per il futuro, per questi bambini. I bambini sono la bellezza, i bambini sono il futuro. Ma che cosa gli vogliamo insegnare? Riempirgli la testa di roba? Pensate che adesso in Sicilia ci sono alcune scuole in cui c'è una stanza vuota, il bambino se vuole può andare lì a fare silenzio o a meditare, adesso meditare è una parola grossa, ma fare un po' di silenzio. Sapete che nel silenzio si riescono a raccogliere le idee, si riesce a capire qualcosa? Quando avete un problema, state in silenzio per qualche minuto e la risposta poi viene da sé, perché noi siamo un essere, non siamo solo umani, non siamo solo una personalità, c'è un'anima, un essere con la personalità. Sapete cosa vuol dire personalità? Person è una maschera che gli antichi greci usavano per amplificare la voce. Person. Si amplificava questa voce in un teatro, ma dopo la recita questa maschera veniva posata e non si andava a mangiare con la maschera, a dormire con la maschera, a lavarsi con la maschera. Allora noi invece siamo tutti personalità. Sì, va bene, la maschera è bellissima, chi dice niente, poi le cambiamo, una con la moglie, una con l'amico, una con il superiore, uno con l'inferiore, abbiamo tante maschere, ma noi siamo un essere. Fin quando non ci avviciniamo a questa realtà, non saremo mai felici. Ma infatti, meno male che non c'è la felicità, perché la non felicità ci porta a vivere a contatto poi con l'essere. Sapete quando si dice tocco il fondo, ma nel fondo c'è la luce, nel fondo c'è l'essere, non c'è una cosa brutta. Io ho conosciuto un sacco di pazienti o persone che quando hanno avuto un momento molto difficile, poi si sono, come dire, hanno toccato se stessi profondamente e hanno
ho ricominciato una vita nuova e molto molto bella. Ma ce ne avrei delle cose da raccontare, però adesso mi fermo. Grazie, grazie, è stato veramente gentile, esaustivo. E devo dire che ecco, io penso che la bellezza, ecco, ognuno di noi ce l'ha sicuramente, però ognuno di noi la vede magari in un modo diverso. Però è difficile, ecco, difficile, perché i momenti della giornata, diciamo che sono tanti, e imparare a vederli però, ecco, in una luce diversa, questo sono sicuro che ci aiuta. Io lo voglio raccontare soltanto un episodio. Ho visto per la prima volta la bellezza, in quel momento lì mi sono reso conto, stavo portando a spasso in carrozzino mio figlio, quindi parlo di 48 anni fa, e passavamo sotto a degli alberi e vedevo che lui guardava fisso sopra. Mi sono fermato, mi commuovo adesso. Mi sono fermato e ho visto delle foglie che si muovevano. E ho notato che era una cosa bellissima. E quelle foglie facevano parte della mia vita. Ero vita, era bello, era una cosa fantastica. E ho scoperto la bellezza. Erano passati tantissimi anni, ma in quel momento lì ho capito che cos'era la bellezza. E devo dire che non sempre, ogni giorno, riusciamo a vederla, e questo perché le cose della vita ci portano fuori, non si può insegnare in un libro un qualche cosa, però cercarla e riconoscerla, ecco, quando c'è, è veramente una grandissima gioia. E quindi grazie per quello che ci ha detto. Bellissimo, grazie. Bellissimo. Vedi, era meglio che facevi tu la conferenza. No. C'è qualche domanda? Perché so che c'è. Sì, volevo, ma non è una domanda, è una così, è un'osservazione. Lei pensa che sia possibile educare alla bellezza? Certo, con degli esempi, però, con degli esempi. Come sì. Diceva giustamente lui, non è questione di avere un libro, perché ognuno di noi è chiamato a diciamo svelare il mistero della bellezza, ed essendo individui. E questa è una cosa meravigliosa. La bellezza che ha Gandhi non ce l'ha Madre Teresa di Calcutta, e viceversa. Ognuno è chiamato a manifestare la propria natura di bellezza. Beh, Madre Teresa di Calcutta era una sora di clausura, mi ha detto: ma io non ci posso stare qui dentro, la mia missione è un'altra. E quando è andata in treno con questi quattro soldi che aveva, ha preso questo treno, da dentro una voce gli ha detto: beh, devi aiutare gli ultimi. E infatti, cosa ha fatto Madre Teresa di Calcutta? Aiutato quelli che nessuno vuole. Allora le case di Madre Teresa di Calcutta accolgono quello che non vuole, non vuole né ospedale, né ricovero, né questo. E quando l'intervistatore gli ha chiesto: ma Madre Teresa, cos'è che è importante, che gli date in foto una culla da mangiare? Dice: no, la cosa importante è che noi gli ridiamo la dignità, che capiscono che sono degli esseri. E poi gli ha chiesto: ma perché lei ha messo delle suore, perché la struttura di Madre Teresa di Calcutta, se non sapete, è fatta da 7 ordini. Un ordine si chiama contemplativi, che è quello che cerco di fare io. Quindi la domanda educare alla bellezza è fondamentale, ed è questo, ed è quello il motivo per cui è nata l'Università della Bellezza, per dare degli esempi con delle mostre, con delle cose che queste, però ricordatevi che la creatività poi stimola. Quando una persona va a vedere una mostra, poi lui non lo sa, ma è stimolato a creare, è stimolato a guardare con altri occhi, quindi non è innocua, è una mostra. Quando io sono andato a vedere Kandinsky, dopo un'ora, due di coda, sono entrato in sta stanza a Milano, ma mai più mi aspettavo di ricevere tutta questa gioia dai quadri. Sono rimasto proprio, mi girava la testa. Ma non è che sono lì che sono sensibile a queste cose, io sono un sasso, non capisco niente, però... Quando entri davanti a un'opera d'arte succede qualcosa, a volte no, a volte sì. Quindi è una cosa molto importante il fatto di avere la possibilità di educare la bellezza. E a Madre Calcutta gli ha risposto: oh, gli ordini dei contemplativi, dice, perché li ha messi nelle varie città, non li ha messi nella natura? Perché dice, quando questi esseri contemplativi contemplano, pregano nella contemplazione, devono essere messi nelle principali città, Milano, Londra, Parigi, eccetera. Perché? Perché lì c'è il caos, perché lì ci sono problemi, lì c'è gente che soffre, quindi bisogna metterli lì. E sapete che questa cosa è stata provata scientificamente. In America, un gruppo di meditazione, però persone che sono abituate a meditare, non che si improvvisano,
hanno detto noi vogliamo ridurre la delinquenza, non mi ricordo più in quale città, eccetera. Allora all'inizio il capo della polizia è apparso dicendo se vedo la neve ad agosto ci credo. Questi per un mese hanno meditato. Dopo un mese i delitti, le cose erano diminuite tantissimo. Allora il capo della polizia è riapparso di nuovo e ha detto io non so se sono loro o non sono loro, ma per la prima volta le nostre statistiche sono drasticamente cambiate in quel mese. Quindi è ovvio che quello che noi pensiamo si riverbera nel mondo. Però ve lo ripeto, dopo questo fatto che siete qua con me e avete sentito queste parole, mi dispiace, ma vi ho rovinato la vita. Perché adesso siete tutti, da adesso in poi, dovete ricordarvi questa cosa. Dice, oggi devo riuscire a vedere la bellezza. Perché questo che voi fate cambia il mondo. Che uno dice, tu che sei, vuoi cambiare il mondo? Sì, voglio cambiare il mondo. Come faccio? Penso alla bellezza. Penso a delle soluzioni. Ma se io le penso, anche se non le scrivete e anche se non le dite a nessuno, ma ragazzi, ma siamo tutti uniti telepaticamente. Adesso l'umanità soffre in questo momento, tutto il mondo soffre. E pensate di avere lo stesso umore che avevate 2 anni fa, spensierati? Ma guardate che non è così. Io che sono sempre pieno di gioia e creo tutti i momenti qualcosa di bello, ho avuto un momento di difficoltà, ma anche adesso, ma è una difficoltà ovviamente per me, scusatemi se mi esprimo così, non voglio farvi sentire in imbarazzo, ma per me è lieve. Ma per me lieve vuol dire grave, perché più uno è sensibile e più quello che prova è amplificato, non è come uno che non sente niente. Sente niente va bene, però così non vivi. Perché sei in un giardino di stelle? Ma è incredibile, ma perché sei in un giardino di stelle? Ma cosa ci faccio qua? Cosa ci faccio in un infinito di stelle, di mondi? Pensate di essere soli nell'universo? Pensate di essere l'unica forma di vita intelligente? È come dire che sulla Terra esistono solo i papaveri. Non sarebbe un po' ridicolo? Ma avete mai pensato che se andate su un altro pianeta, quando atterrate, quelli che vi guardano dicono ma guardate che c'è un UFO? Non avete mai pensato a questo? Penso mi fa ridere un po' questa cosa, no? Come Colombo quando è partito dice ma chissà se dall'altra parte, chissà se dall'altra parte c'è qualcuno. Ma che roba, ma dai, ma non è possibile. È pieno di vita nell'universo, il sole è vivo, è tutto vivo qua, anche i sassi sono vivi, anche i sassi hanno un cuore. Ma io non so, o sono matto, oppure credo che, come dicono i saggi, e ripeto, scienziati e anche poeti, poi non parliamo di Dostoevsky che ha proprio detto la bellezza salverà il mondo. Quindi è incredibile, no? Questo è meraviglioso che noi esseri umani arriveremo a questo, però ci possiamo arrivare evitando sofferenza. Non siamo venuti per quella frase che dice ma siamo in una valle di Nacre, mi siamo venuti per soffrire, ma non è così. Siamo noi che dobbiamo scrivere. Dobbiamo scrivere la nostra storia. Certo, più attaccamenti, più identificazioni, più soffro. Allora devo capire che forse tanti anni fa il Buddha o altri, o il Cristo stesso, o altri esseri, come li ritenete voi, ma qualcosa hanno detto di importante. Noi possiamo anche rimanere ignoranti su questo, ma è impossibile. Impossibile non capire che ci sono degli esseri, ma basta guardare per esempio Mozart, che a 5 anni faceva sinfonie. C'è qualcosa dentro l'essere umano, c'è qualcosa e ognuno di noi ha una luce unica, è questo che è importante, è come una sinfonia, ma in un'orchestra se noi andiamo a sentire un'orchestra e poi nessuno suona, cosa siamo andati a fare? Meno male che qua i pianeti, le costellazioni suonano e ci creano e ci aiutano, noi siamo fatti dalle stelle, veniamo dalle stelle e probabilmente un giorno saremo anche noi una stella che ha dei pianeti e degli esseri da tenere in vita, perché è ovvio che la vita è tutto un albero, no? Il simbolo della vita è un albero, che ha dei fiori, dei frutti, ma poi ha dei semi, cade in un terreno fertile e la vita si rinnova, ma evolvendo. Quello che cambia è che noi vivremo sempre con maggiore bellezza. C'è scritto in un testo che la bellezza che ci aspetta, anche se noi adesso ci mettiamo a immaginare la cosa più bella possibile, noi non riusciamo neanche a avvicinarci alla bellezza che ci attende. Quindi, perché aspettare?
Dai, andate a sentire queste musiche che sono 40 anni di ricerca dietro, cioè qualcosa di bello c'è lì dentro, qualcosa che vi aiuterà ad aprirvi, c'è il Miracolo del Perdono, un disco molto interessante, ci sono le musiche molto delicate, magari subito sono un po' così, però sapete cosa mi dicono le persone a cui le do, anche i pazienti? Ma io al lavoro adesso vado solo più con questo, perché arrivo al lavoro che sono già in estasi, mentre prima arrivavo al lavoro nervoso, perché guidava, c'è il traffico, le cose. Adesso se c'è le macchine ferme, lui è contento perché sente, non uno, ma tanti così. È importante. Bene. Ma grazie. Siete troppo belli. Siete troppo belli. Dovreste vedere le vostre facce, no? Alcuni sorridono, alcuni sono lì che adesso stanno pensando. No, ma è bello questo, è bello. E ricordatevi che io ho fatto anche le conferenze sull'NDE, vi dico ancora questo. L'NDE sono le NDE delle esperienze, cioè quando uno muore in coma o in coma muore, poi viene rianimato dopo un po' di tempo e racconta che cosa ha visto. Ragazzi, ma che cosa ha visto? Ha visto, ci sono vari step, adesso non posso fare una conferenza su questo, ma la luce, un tunnel di luce e dei cari che sono già trapassati, che gli dicono delle cose. Ma allora uno dice, vabbè, se l'hai sognato, sì, ma sono tante le esperienze di questo tipo. Ma poi c'è una cosa da dire, e questa è divertentissima. Che questi qua, per esempio, non so, facciamo un esempio, il fratello, altro fratello che è vivo, che però è in coma, gli dice, guarda che ho nascosto i soldi là nella casa. Quello, quando esce dal coma, si ricorda tutto, va nella casa, va sotto il mattone e i soldi li trova. Allora, una volta si pensava che era un po' una roba di massa, così, archetipi, eccetera. Adesso, invece, con le prove che abbiamo, studiate, c'è cioè, su internet tutto, allora vedete, la vita continua. Però ricordatevi che se sei stupido qua, sei stupido anche di là. Quindi è meglio adesso esercitarsi nella quello che è davvero sviluppo dell'intelligenza, e cioè la bellezza. La bellezza vi porterà in alto in maniera non solo verticale, ma istantanea verso la sapienza più alta del vostro essere. Quindi ecco perché non è innocua. Vabbè, adesso basta, perché sennò poi se sapete tutto ci, poi non mi ci dà proprio suggerimenti. Comunque la chiave, tengo molto a queste chiavette piene di cose bellissime, l'arcobaleno nel cuore. Purtroppo non sarà a breve ancora, perché c'è tanto lavoro, sarà strutturata in cartelle, ognuno entra in una cartella, sono numerate, se vuole segue un iter, se no va a caso. Nella cartella ci saranno alcune indicazioni e poi c'è questa perla che potete usare come volete. Io credo molto nell'educazione, quindi alla bellezza, ma dando solo degli stimoli, degli esempi. Non è che si può, non si può dire a uno come creare la poesia in sé e guardarla, ma se io ti faccio vedere un minuto di poesia, e può darsi che questo risvegli una poesia in te. Allora questo è possibile. E poi, se molti di noi cominciano a vedere le cose in modo poetico, si aprono i cieli, si vedono le cose come sono. Perché tutta la natura è poesia. E direi che funziona. Noi dobbiamo prendere esempio dalla natura. La natura funziona? Sì. È bellissima? Sì. E allora è facile, no? Che problema c'è? Cercate quindi di non vedere sempre gli intestini, quelli così, intestini, vermi, guardate i denti sono il senso della vita, e quando avrete sempre di più la bellezza nel cuore, questo arcobaleno si accende, voi comincerete a commuovervi per ogni cosa, voi non vedrete le persone, voi le incontrerete, vedrete passare una persona accanto e sentirete la bellezza di quella persona, sentirete la sua difficoltà, perché la difficoltà è bellezza, sì. Non è una cosa brutta quando una persona è in difficoltà, perché vuol dire che sta aprendosi alla vita, non si sta chiudendo alla vita. Chi si chiude alla vita, dicono i saggi, i grigi, quelli che non sono né bianco né nero, quelli che così, piatti. Quella è la morte, l'unica morte, tra l'altro, possibile è quella, essere grigi, piatti. Ma voi che siete qua, per voi è impossibile, perché vi vedo, intanto che siete qua, in uno spazio dato di poesia. Quindi non è possibile, per voi questa cosa è impossibile. Quindi aumentate il vostro livello di frequenza per aiutare tutti. Non ogni pensiero va all'infinito e torna. Ma lo sapete questo, ma è bellissimo. Allora cercate di seminare bei pensieri. Quello che dico io è, come crescono le ali? Coltiva nobili pensieri. Facilissimo. Ok? Ok. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Fabrizio, chiudi tu per favore. Sì,
Vabbè, voglio innanzitutto ringraziarti per diciamo, questa bellissima diciamo, videoconferenza. Mi è piaciuta una cosa che hai detto, no? Che quando sei in automobile, se ci sono le code, anch'io godo, perché almeno mi posso ascoltare la musica che voglio e non arrivo a ascoltare di più. E quindi, così, poi siamo, diciamo che questo incontro diciamo, è un incontro con le associazioni culturali del territorio e tutti noi, diciamo, a nostro modo, abbiamo sempre voluto esprimere attraverso le nostre, diciamo, rappresentazioni la bellezza. E quindi, diciamo, sei capitato in una buona videoconferenza. Ritengo, spero che per tutti sia un buon inizio e che Altair sia, diciamo, da oggi un po' con noi sempre. Bello, sì. Va bene, grazie. Va bene, io registro Grazie mille. tutto, poi metterò il filmato su YouTube, Bene. quindi chi non avrà avuto modo di ascoltarlo, la bellezza purtroppo non sfuggirà. Mi raccomando, andate a vedere gli haiku video che sono belli o ascoltate le musiche che ci sono. Basta scrivere Altair Università della Bellezza su YouTube e troverete tutto. Se no, poi manderò dei link a Fabrizio, li potrà mettere Sì, grazie, grazie. Ok, grazie. Ok. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. 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 Bella.